Oggi riceve questo importante riconoscimento dall'Università di Foggia. Lei ha parlato di un nuovo umanesimo di respiro universale. Cosa intende precisamente? L'universalismo di un nuovo umanesimo planetario che rigenera senz'altro l'umanesimo rinascimentale, ecco, è un universalismo oggi oggettivamente davvero universale, cioè che accomuna nello stesso destino tutti i popoli della Terra. Per questo oggi cercherò di dire, pur nella brevità della mia lexio, quanto sia importante rigenerare una nuova paideia, quella che abbiamo ereditato dalla grande tradizione europea che ha le sue radici, la sua culla proprio qui nel Mediterraneo, dove brilla l'università di Foggia, una nuova paideia che ci porti all'altezza di affrontare queste grandi nuove crisi nel tempo della complessità in cui tutto è interdipendente, tutto è connesso con tutto. Questa è la grande sfida, che è una sfida culturale, una sfida educativa che è consegnata, come dire, all'orizzonte, alla prospettiva delle università europee, in particolare delle università, io trovo, del Mediterraneo, delle università che si trovano nella culla della tradizione culturale umanistica europea, perché è qui nel Mediterraneo che sono nati tutti gli universalismi. Oggi l'Università di Foggia conferisce questo importante riconoscimento al professor Ceruti, come non mai, soprattutto in questo momento, in Italia, in Europa, nel mondo, c'è bisogno di intellettuali di questo calibro. Sì, noi oggi siamo felici di conferire all'Università di Foggia questo prestigioso riconoscimento all'Arum Honoris Causa a uno studioso che si è distinto in questi decenni sullo sviluppo e sull'attenzione della cultura europea e universale. Questo è dimostrato non solo dalle sue pubblicazioni, dai suoi lavori tradotti in più lingue, ma soprattutto dal suo percorso formativo e dai suoi insegnamenti. Lui non è un docente solo italiano, ha studiato e ha insegnato a Parigi, ha studiato e insegnato a Ginevra, una dimostrazione come la sua cultura sia detta europea o universale in senso lato. Quindi dimostrazione di quello che deve propendere tutte le università nel futuro, una collegialità per portare avanti la società e affrontare queste sfide che tende invece a dividerci, vedi le varie problematiche sociali, infettive come è stato il coronavirus, o peggio ancora queste minacce di guerra che si interessano all'Italia, dall'Europa e anche altri paesi come la Palestina.